Ed è nuovamente con noi Bruno Aragno dei Fedelissimi a Cicuneo. Ciao Bruno, bentornato. Ciao, buongiornata a tutti, buongiorno. Parliamo dei playout contro il Gavorrano, una partita comunque attesa e anche pericolosa. Com'è andata? Allora, questa volta ci è andata bene, dopo quattro tentativi di play-out, questo siamo riusciti a portare a casa la Serie C. È stata una partita combattuta, diciamo che giocata più che altro in trincea, perciò abbiamo difeso fino alla fine. Siamo riusciti a portarla a casa, ma è stata veramente una partita difficilissima e combattutissima. Eravate motivati comunque. C'era una grande motivazione, eravamo 50 tifosi a seguito e abbiamo fatto veramente un grande tifo e siamo riusciti a portare a casa questa Serie C che per noi era fondamentale per il prossimo anno provare magari a farlo un po' più tranquillo. Sì, quest'anno è stato veramente, come dire, sofferente, no? Il campionato. Quindi, insomma, ritrovarsi di nuovo in Serie C vuol dire poter ricominciare da capo con il nuovo campionato con una grinta diversa. Esatto, abbiamo bisogno proprio di questa boccata d'aria e speriamo anche che ci siano novità sulla società nuova che pare che sia in mente alcuni o che dovrebbe subentrare qualcuno che magari ci porti un attimino più di tranquillità e di qualche risultato in più. E poi volevo fare una cosa, un ringraziamento grandissimo ai Fedelissimi Cuneo che avevano fatto veramente uno sforzo notevole per andare a Grosseto a seguire la partita. Ci siamo fatti 14 ore di viaggio, ma ne valsa veramente la pena e diciamo che siamo stati molto molto contenti, abbiamo festeggiato anche ieri tutto il giorno. Bene, finalmente buone notizie dalla Cicuneo. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie mille, poi ci sentiremo la prossima stagione. E grazie a voi della radio che ci avete anche dato una mano anche per diffondere il nostro credo del calcistico dei Federici. Ci saremo anche Grazie. nella prossima stagione. Ciao Bruno. Ciao a tutti, ciao, grazie.